Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio, così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio ma quello dei molti perché siano salvati. Questo piccolo brano si trova al termine della sezione che Paolo dedica alle carni sacrificate agli idoli. Il problema era vissuto dalla comunità di Corinto perché molte famiglie cristiane provenienti dal mondo pagano, in occasioni di feste, si ritrovavano in famiglia a banchettare con carni degli idoli. Come comportarsi per non cadere nell'errore e nell'idolatria? Questa preoccupazione che coinvolgeva Paolo e i credenti di Corinto non è confinata nel passato. Certo, noi oggi non abbiamo carni sacrificate ad idoli, ma credo fermamente che anche noi dovremmo porci il problema. Paolo era consapevole delle difficoltà, per questo conclude dando due orientamenti fondamentali a cui tutti devono ispirare il loro comportamento, in questo come negli altri campi della loro vita: la ricerca della gloria di Dio e l'attenzione a non dare scandalo. Queste due direttive sono complementari. La ricerca della gloria di Dio in ambito giudaico-cristiano non consiste primariamente in atteggiamenti di tipo rituale, ma in una scelta di vita a servizio del regno di Dio. Questo servizio esige un impegno personale a favore della giustizia, della dignità della persona, dell'armonia e della pace tra tutte le creature. Nulla suscita più biasimo dell'affermazione delle proprie idee e dei propri diritti senza riguardo per i diritti degli altri e più in genere del cammino spesso faticoso che essi compiono per raggiungere la propria libertà. È significativo il fatto che Paolo esorti i Corinti a non provocare il biasimo non solo della Chiesa di Dio, cioè dei loro fratelli nella fede, ma anche dei giudei e dei greci. Ma più in profondità il cristiano deve comportarsi in modo tale da indicare a tutti strade e percorsi per giungere a un corretto rapporto con Dio. Paolo lo sottolinea in chiusura rifacendosi al proprio atteggiamento di condivisione con tutti, finalizzato esclusivamente alla loro salvezza. Non si tratta di una finalità proselitistica, ma della ricerca di un bene che sia veramente tale per tanti, al di là delle scelte personali di ciascuno in campo religioso. Egli invita dunque tutti i credenti ad essere missionari come lui, intendendo per missione la lotta quotidiana per un mondo migliore, in cui siano già anticipati quei rapporti che caratterizzano la fase finale del regno. E con questo augurio vi auguro buona giornata.